E siamo a Romix di venerdì. Benvenuti in Kiwi. Allora, per me questo Romicon è una fiera troppo bella, perché sono tanti personaggi troppo belli, una delle fiere più belle del mondo. Ok. E secondo me dovrebbe starci per sempre, perché sono tutti gentili, cordiali, foto in quantità, che ti arriva alla memoria del telefono che devi buttare tutto. Pure il telefono devi buttare. Infatti, ma sei nata in FG? Come? Nata in FG. No, non sono sei lui, lui è amico, è un amico mio, eh. Sono per prima che sta di aspetta un attimo prima non di non te sente, prima la foto prima per farmi due la foto con dei cosplay sono caduto come un pollo, quindi mondo di YouTuber per l'emozione gioca brutti scherzi. Ok, come ti chiami tu? Pasquale, vengo da Napoli. Pasquale, non si capiva che eri da Napoli, avrei detto Bolzano Alta, avrei detto Napolitano e forza Napoli, vive il tricolore. Prima ho cantato, grazie a un megafono, un euro, una bella canzone del Nino di Nino D'Angelo, cantata allo stadio. Napoli, 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 forza Napoli, Napoli, Napoli. Comunque, a parte gli scherzi, uscirò su YouTube, sul tuo canale. Bra, è certo, cioè, ti metto subito, ti metto, subito. Su YouTube, mi raccomando. Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti raga a questo nuovissimo video qui al Romix, a Romix di venerdì ragazzi, venerdì, quindi mi vedete così perché ragazzi siamo a Romix, mezzo a tutti i cosplayer, dove vado mo a rompere le palle, a fargli qualche domanda un po' così ad alcuni cosplayer, ma ovviamente dopo che come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte le cose che dovete fare sempre, dai, andiamo ai primi cosplayer che ne vedo un paio particolari e andiamo subito a rompergli le palle. Ho qua con sti tipi un po' così, sto coso è abbastanza inquietante. E allora inizia, tu chi sei? Un personaggio di un videogioco di Apex. Ah, ragazzi, Legend. Ragazzi, se ci giocate scrivete nei commenti, io non conosco, sono ignorante. Anche lei è ignorante. No, tu siamo dello stesso. Ah, pure lo stesso, lui è abbastanza inquietante. Tu chi sei? Il villain, il nemico, chi sei? Octane, il migliore amico di Lifeline. Tu sei il migliore amico, belli amici che c'hai, devo dire, belli amici. Senti, quanto avete speso per fare sti cosplay? Più di 100 euro, abbiamo fatto tutto a mano. Tutto homemade, tu invece quanto hai speso? Insieme a lei, 100 euro pure tu, homemade diciamo. Ma quanto tempo ci avete messo? Poco. Due mesi per realizzare tutto quanto. Due mesi. Ragazzi, scrivete nei commenti qua sotto che voto gli date da 1 a 10. Raga, siete un po' di parte. Dagli un voto all'amico tuo. Dagli un voto. Che secondo te come è uscito il suo cosplay da 1 a 10? Si è un po' scassato, però. Quindi che voto gli diamo? Ora. Che voto gli diamo? 8, dai. 8, zi, 8. Tu invece che voto gli dai a lei da 1 a 10? Fatte vedere 12. Bene. Quanto? Su 10-12. C'è sta prova, zi. Sta a far marpione secondo me. E allora raga, diamo sempre l'abbraccio tutti quanti insieme. Bunny Bulma. Ma quanto sei? Raga, scrivete qua sotto nei commenti quanto è figa Bunny Bulma da 1 a 10. Da 1 a 10 quanto hai speso per fare sto cosplay? Non ti saprei dire, pochissimo, una cinquantina d'euro. 50 euro, molto molto umile diciamo, molto, quindi poca spesa, ottima resa, massima resa. Beh certo, ragazzi scrivete qua sotto che voto gli date a Bunny Bulma. Qua complimenti, pure la parrucca devo dire, sui tatuaggi però raga, allora vediamo, beh sì certo che sono veri, ce ne puoi spiegare uno perché noi siamo curiosi, ce n'è uno, no, la storia della tua vita, uno solo, ce lo puoi spiegare uno? Questo perché sono molto egocentrica, sono io. Questa sei tu? Sì, sono io. E questo è il mio cuore che ho qua.
Ma vedi, ha ripreso. A me sembra, pare un po' diversa da qua a così. Vabbè. È la una introspettiva, tutta roba così introspettiva. Ragazzi, votate nei commenti che voto gli date a Bunny Bulma da 1 a 10. Mi raccomando, non fate gli stronzi però, Sì, quanto siete strani, siete strani. Allora, fatemi mettere al centro, sì, fatemi mettere al centro. Allora, raga, spiegatemi un po' i vostri cosplay. Tu chi sei? Ulchiorra. Chi? Ulchiorra. Lei è Melchiorre. Tu invece sei? Alfredo. Melchiorre e Alfredo. Melchiorre e Alfredo. Quindi quanto avete speso per fare sti cosplay? 70 euro. 70. Intorno ai 120 tutto. 120 tutto. Ma sta spada, sta katana? Sta 35. È compresa? No. No, è non era. Dopo. Non è compresa, senti. Ma quindi è roba homemade o l'hai fatta tu? Questo l'ho fatto io, questo l'ho fatto fare alla sarta, però l'ho comprato. Quindi è un mezzo e mezzo, diciamo. Mezzo e mezzo tra sarta e già fatto. Pure a te mezzo e mezzo. Cioè il cappello di Sanpei, lo possiamo dire, sì? Gliel'ha fregato a Sanpei, lo sapevo io lo sapevo. Ma quanti anni c'è che c'è il bastone, sì? Più di 100. Che fa? Sta a smontare il bastone? Che sta a fa'? Ah, vedi? C'ha la spada dentro. Ragazzi, votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Mi raccomando, non fate gli stronzi. Senti, ma che voto gli damo a sto Alfredo? Che voto gli damo? 10 su 10. Tu invece che voto gli dai a sto coso qua? Che voto gli dai? 10 su 10. Allora, ragazzi, 10 su 10. Diamo sempre l'abbraccio tutti insieme. Buongiorno. Allora, raga, io sono ignorante, non li conosco. Chi siete voi? Freddy Fazbear. Kikikus. Da FNAF. Security Breach. Security Breach. Non lo conosco. Tu sei? Montgomery Gator. Il grande, l'unico inimitabile. Ok, tu sei? Chica. Chica. Da cosa? Da quale mondo? Quelle anime? Cos'è? Five Nights at Freddy's. È un videogioco. Ah, è un videogioco. Se ho detto, io sono ignorantone. Quanto avete speso per fare questi cosplay? Quanto avete speso? Di più una cifra inventata, sì. Quanto avete speso? Questa verità. Quanto avete di tu? In realtà abbastanza poco, perché sono presi da Vinted. Mi piace sta cosa del riciclo e riutilizzo, vero? Esatto. È più per risparmiare, però. Per risparmiare, quindi diciamo un 5 euro più o meno quanto, 6 euro? Questi 10 euro perché erano da Amazon, questi due. Ok. Da Amazon. 8 euro, 5 euro. Diciamo 50 euro tutto. Una sessantina. Tu invece? E stacca la dentiera. Posso. Allora, io alcune cose le uso per più cosplay, quindi faccio una metà. Okay. Intorno ai 30-40 euro. Però se contiamo tutto il tempo di questo. Ma tu c'è pure la coda! Non voglio sapere come è attaccata la coda. Come ce l'ha attaccata la coda? Pura! Diciamo con la cintura, possiamo dire cioè, così. Quindi un 40-50? 40-50 euro. Tu invece che stai con la pizza a mano, quanto hai speso? 30 euro più la pizza. 30 euro più la 50. Pizza. Ci sta, ragazzi. Votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Mi raccomando, ragazzi, fatemi mettere al centro. Vi è qua e dammi sempre l'abbraccio insieme. Raga, siamo con Chiara. E tu? Luca. Come si chiama il tuo personaggio? Aki. Power. Aki e Power. Perché avete scelto sti personaggi? Perché è un fregno e perché c'ha una bella storia. Se è un fregno, ragazzi, dicetecelo voi nei commenti qua sotto, commentate. Tu invece perché hai scelto sto personaggio? Perché caratterialmente mi rappresenta, è una buona ed è una stupida. Dicetecelo nei commenti qua sotto se lei è una buona e una... O una stupida. È una stupida, ragazzi. Ma qua fate vedere, quanto hai speso per sto cosplay? Quanto hai speso? Allora, partiamo dal presupposto che mi sono persa, cioè non mi sono persa, mi sono scordata a casa la cravatta e il giacchetto.
è già là. Ok. Penso sta maglia dei cinesi, 10 euro. Poi? Pantalone, 10 euro su AliExpress. Poi? E scarpe da fila, non so quanto costano, non mi ricordo. 10 euro? Penso 80, okay. Credo. Boh. Va bene, le corna te le ha messe lui, le corna, quindi quelle sono gratis. E quindi diciamo sui 100 euro ci siamo. Più o meno. Più o meno 100 euro, le corna sono incluse nel prezzo grazie a lui. Tu invece quanto hai speso per sto cosplay? Io ho speso un pochino di più, quasi il doppio parliamo, perché vabbè le scarpe e la camicia l'avevo già, però il completo l'ho pagato una centinaia d'euro, in più la parrucca 20 euro, più i prodotti per farla 30 euro. E sto bastone sta il cosa bastone così. In realtà suo, io ecco, portando il bastone ce l'ha lei, il bastone gliel'ha data a lui, è un intreccio un po' strano, era pesante, gliel'hai data a lui. Però, compreso scarpe e camicia che avevo già, stiamo sui 200-220 euro. Ci siamo ragazzi, ci siamo, votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10, mi raccomando non fate gli stronzi. Quanto siete fighi. Allora, Tieva, che bella coda, ragazzi, è proprio attaccata come lo immaginate voi la coda, è proprio attaccata così. È un segreto. Perché avete scelto sti personaggi e come ti chiami? Allora, io sono Monkey Isle, Ilenia, e ho scelto questo personaggio perché proviene da Genshin Impact ed è un'ossessione, quindi vedo solo lui e oggi perché sono Genshin lui. Perché Genshin Impact non va più di moda, lo possiamo dire, non si vedono più di cose. Ma ora va di moda Baldur's Gate, dove siete Astarion? Fatevi vedere. Proprio ignoranti. Tu invece, ragazzi, se non l'avete riconosciuto, se vivi in una grotta, tu sei... Capitan America. Capitan America. Perché hai scelto questo personaggio? Bella domanda, perché... Lo sa manco Luzzi. No, è un personaggio in cui mi ci rispecchio molto. Ok. E quindi non potevo non farlo, cioè mi sento molto affine al suo carattere. Ok, ma raga, la cosa importante, quanto avete speso per sto cosplay? Quanto avete speso? Dimmi una cifra! È un regalo! Un regalo! Se può dire più o meno, secondo te, quanto costa allora sto regalo? Allora, sui 200. Sui 200, invece tu quanto hai speso? Non giudicatemi. Andiamo sui 3 zeri secondo te? No. Ai 3 zeri non ci arriviamo. 700 euro circa. 700, raga, tanta roba. Commentate qua sotto che voto gli date da 1 a 10. Soprattutto la coda attaccata. Va, sì. No, sì. Ragazzi, diamo sempre l'abbraccio del gruppo. Ma quanto siete fichi tutti quanti insieme, pure tu, vieni qua, vieni, mettete qua, mamma mia, che strafichi che siete, ragazzi, se vivete in una grotta, se non conoscete né, se siete ignorantoni come a me, voi chi siete? Zero, Denki, Todoroki. Todoroki, quanti cazzo ce ne stanno di Todoroki? Sì. Sono Todoroki femmina. E Todoroki femmina. Senti, quanto avete speso per... Innanzitutto, perché avete scelto questi personaggi? Sì. Il motivo è per fare coppia con lei e l'ho fatto in una settimana, non ho speso pochissimo in realtà. Attenzione, quanto hai speso? Una settimana? Avrei detto di più. Quanto hai speso? 2 euro... Penso, questo ce l'avevo di già, però costa 8 euro il foam. Ok. E... Quindi homemade, diciamo, li hai fatti tu? Tutto, 1 euro e 2 euro, quindi... Famo 20 euro totale? Sì. Arrotondiamo proprio, 20 euro in quanto? Una settimana. Me coglioni. Tu invece? Almeno... E quanto tempo ci hai messo? Almeno 60 euro tutti, perché alla fine questo era un lenzuolo, poi ho dovuto comprare la carta per stampare sul tessuto, il foam. Quanto hai speso? Dai 60 in su, magari 70 anche. Diciamo 70, sì. Quanto tempo? L'ho fatto insieme ad un altro cosplay contemporaneamente, quindi 2 mesi tutte e due. 2 mesi tutte e due. Tu invece quanto hai speso? Non lo so, però sul centinaio. Sui 100 euro quanto tempo? E temo che ti arrivavo a casa. Diciamo, lo sto organizzando ad aprile, quindi
sei mesi. Però nel frattempo stavo studiando, quindi l'ho fatto un po', quindi a distanza di tempo, sì. Diciamo sei mesi, diciamo così, sei mesi. Tu invece quanto hai speso? Sì. Questo pure è un lenzuolo. Tutti i lenzuoli, so. Dormono tutti senza lenzuoli ormai. La stoffa è ottimo prendere lenzuoli. Okay. Gli stivali 5 euro, il foam su 2 euro, i LED dentro 3. Mettiamo 30 euro essere... 30 euro, 30 euro, dai. Quanto tempo? Una settimana, perché siamo tutti in ritardo a fare queste cose. Siamo tutti ritardati. Quanto hai speso tu invece? No, però passo per zio Paperone così. Quanto hai speso? Dillo. Sui 200 euro, ma ci sono i LED! Ci sono i LED, non si vedono ragazzi, ma ve lo assicuro, ci sono i LED. E quanto tempo ci hai messo? Sui 2 mesi, perché non funzionava nulla. No, raga, è sempre così. Quando ci metti i LED di neo così, non funzionano mai alla prima botta. E quindi, raga, sto a cadere a terra. Quindi, ragazzi, secondo voi che voto vi date tutti quanti insieme? Che voto vi date? 10. Obiettivamente, zio, obiettivamente, che voto vi date? Tutti quanti insieme 10. Tutti 10, ragazzi, votate invece voi nei commenti qua sotto che voto gli date. Allora, a tutti, quanti siete? 5, a tutte e 5 di My Hero Academia, giusto? Mi raccomando, non fate gli stronzi. Allora, raga, fate, vieni da qua, fatemi mettere al centro. Pure tu, Flash, vieni qua, Flash. Vieni pure Batman, raga, voglio fare una cosata così. Sempre a rompere palle. Io sto sempre a rompere palle. Ora ti ho fregato il cappello, sì. Tu sei chi sei tu? Monkey di Luffy, però. Ti ho inculato il cappello, sì. Tu invece. Quello me l'ha dato Shanks quel cappello. Becco io. Tu invece sei. Green Arrow, ormai mi conosci. Green Arrow, ragazzi, se ve lo ricordate nei video dell'anno scorso, scrivetelo nei commenti. Avevo capelli più lunghi, È vero, se ti sei tagliato i capelli. Tu invece sei. Flash, tu sei. Batman, raga. Allora, iniziamo. Quanto hai speso per fare sto cosplay? Allora, questa katana l'ho comprata in fiera così random. Poi tipo fatte vedere che poi stanno là. Poi praticamente la camicia, ho preso una camicia semplice, ho speso tipo una trentina, 20-30 euro di materiali, che sono questa gomma prima qua, questa qui è la fascia, quindi sulla quarantina tutto quanto? Sì. 40 sui 40. Poi, la katana quanto ha pagata katana? 45. E quindi andiamo sugli 80-100. Poi vabbè, prese infradito random, okay, così. Quelle del cinese, okay, sono quelle del cinese. E il cappello mo son culato io invece. Okay. Tu invece quanto hai speso per fare il cosplay? Troppo. Tipo, diciamo una cifra. Possiamo dire la cifra? Allora, la cifra precisa non c'è proprio, perché calcolo ogni volta sempre tre zeri. Andiamo sui tre zeri? Beh, 1000-1002. Porca miseria. Tu invece quanto hai speso per il tuo cosplay? 50 euro. Raga, mi piacciono questi così al volo, sono fantastici. Low cost sono i migliori, zii. Tu invece quanto hai speso per fare tutto il cosplay? Allora, in realtà questo non è il costume completo. In realtà, allora, questo mantello viene 32 euro. Okay. E questa gomma le ho fatto io. E queste guanti, diciamo 3 euro, questi guanti. Questa è la mia maglietta, maglia. 50 euro, diciamo. Questi stivali viene, diciamo, 12 euro. Questo è il mio pantalone nero normale. Dai. Questa è la mia cintura. Questo l'ho fatto io, cioè, sulla cinquantina, possiamo dire. Possiamo dire queste 32 insieme, sì. Diciamo 40, dai. 40, fammi sboroni 50, raga. E allora, raga, famose una cosa tutti così, raga. E quindi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo invece al prossimo video. Mi raccomando, li salutiamo tutti insieme. Sì. Se non vi iscrivete, vi prendo a frecciate. Vi prende a frecciate. Poi, se non vi iscrivete, finisce come quando mi rubano il cappello. Esatto. Molto male. Il cappello mi hai rubato. Ragazzi, al mio 3, salutiamo tutti al mio 3. 1, 2, 3, Shokari!